Anche tu, qualche volta nella vita, hai sbattuto contro un muro. Forse così duramente che hai iniziato ad interrogarti su tutto, sulle tue convinzioni, sul tuo senso di scopo e persino sul tuo legame con qualcosa di più grande di te. Questo muro non è fatto di mattoni o pietre, ma di dubbi, paura e un profondo senso di vuoto. Nella spiritualità, questa esperienza è spesso chiamata il cavaliere oscuro dell'anima. Ed è come un dolore spirituale che ti impedisce di vedere l'altro lato. È un tunnel senza una fine visibile, una tempesta con tuoni così forti da oscurare ogni chiarezza. Questa è la maniera dell'universo, di spogliarti fino al tuo nucleo in modo che tu possa risorgere come una fenice dalle ceneri. Il processo può essere doloroso, sì, ma è un dolore con uno scopo. È una divina potatura che taglia via ciò che non ti serve più, per fare spazio ad una nuova crescita. Ecco cinque segni comprovanti che stai attraversando un cavaliere oscuro dell'anima. Prima di continuare, sentiti libero di condividere nei commenti, al termine del video, la tua esperienza o pensiero. Riprendiamo. A volte, la vita ci costringe a confrontarci con esperienze che ci fanno sentire completamente persi, disperatamente disconnessi e incredibilmente vulnerabili. Potresti persino trovarti di fronte ad un bivio nella tua vita, incerto su quale strada prendere. Hai sogni, obiettivi e aspirazioni, ma sembrano distanti. Desideri chiarezza, ma ti trovi di fronte ad un cielo coperto, in cui persino la stella del nord sembra nascondersi. È come se l'universo ti avesse lanciato una sfida improvvisa, fatto inciampare e cadere. Potresti pensare di essere impotente, intrappolato in situazioni che non puoi risolvere e con persone che non puoi cambiare. Ogni giorno diventa sempre più difficile trovare la forza per nuotare controcorrente. Sei esausto, non solo fisicamente, ma anche emotivamente e spiritualmente. Potresti anche notare un certo paradosso: più lotti, più diventi consapevole. Inizi a vedere i tuoi sentimenti, le tue azioni e le profonde convinzioni che li hanno guidati. È come svegliarsi per la prima volta e rendersi conto che hai camminato attraverso la vita per metà addormentato. Ti chiedi come hai potuto vivere così inconsapevolmente per così tanto tempo. Sembra un paradosso. Più conosci e più non sai, più scopri e più ti senti perso. Ma lascia che ti dica qualcosa di incredibilmente importante, qualcosa che potrebbe cambiare il modo in cui vedi questo periodo difficile della tua vita. Tutto questo non è una battuta d'arresto, è un preparativo per un grande ritorno. Affronti enormi sfide solo per emergere più forte e più saggio. La lotta è una parte naturale del percorso di ogni eroe. Non sei debole, sei umano. Ed essere umano significa che sei resiliente, in grado di superare le condizioni più difficili e i momenti più bui. La tua maggiore consapevolezza, la tua confusione e i tuoi dubbi sono tutti segni che stai per compiere una svolta, non una rottura. Stai attraversando un processo di abbandono del vecchio per fare spazio al nuovo. Ti stai liberando da relazioni, da convinzioni e da comportamenti che non ti servono più. Come un serpente che muta pelle o una farfalla che emerge dal suo bozzolo. Stai vivendo una trasformazione. Sii paziente, sii coraggioso e sii aperto. Il tuo cavaliere oscuro passerà, ma la saggezza e la forza che acquisirai dureranno per tutta la vita. Immagina una vecchia canzone preferita che solitamente ti riempiva di vita. Un giorno la metti e ti rendi conto che la melodia non emoziona più la tua anima come un tempo. Non è che la canzone abbia perso il suo ritmo o i suoi testi,
Sei tu che sei cambiato. Questo cambiamento non riguarda solo la musica, ma si estende anche alle attività che amavi e persino agli amici senza i quali non potevi immaginare la vita. Improvvisamente, queste cose e queste persone sembrano fuori sintonia con la persona che stai diventando. Ti senti come uno strumento in cerca di una nuova canzone, un tipo di musica diversa che si allinei con la tua anima in evoluzione. Scopri una diversa forma di gioia, come leggere letteratura profonda, meditare o guardare documentari che sfidano la tua visione del mondo. È più sottile ma più profonda, più in linea con ciò che stai diventando. Potresti persino scoprire che non si tratta tanto di gioia, ma di un profondo senso di pace o di un significato. Le impostazioni sono cambiate, il tuo circolo sociale è diverso, ma in questo spazio scopri qualcosa di cruciale, te stesso in evoluzione. Spesso ci aggrappiamo al passato perché ci è familiare e ci fa sentire più al sicuro. Ma aggrapparsi a ciò che ci dava gioia in passato può diventare una prigione quando stiamo crescendo e cambiando. Capisci che è normale superare certe attività e persone. È normale cercare nuovi giochi e nuovi compagni mentre ci evolviamo. Non stai tradendo il tuo passato. Stai onorando il tuo futuro. In questo viaggio trasformativo, concediti il permesso di crescere, cambiare e soprattutto di diventare più te stesso di quanto tu sia mai stato prima. Hai raggiunto quel traguardo cruciale, hai ottenuto il tirocinio per cui hai dedicato anni della tua vita. Eppure, mentre ti trovi in cima a questo presunto picco di successo, provi un senso travolgente di vuoto, come se fossi in cima a una montagna e la vista fosse oscurata dalla nebbia. Questa esperienza sconvolgente potrebbe farti chiedere: come può qualcosa per cui ho lottato così duramente lasciarmi così vuoto? Hai inseguito un sogno imposto dalla società e forse anche dalla tua famiglia, senza mai metterti in discussione e chiederti se è davvero ciò che desideri profondamente. Hai corso lungo un percorso lastricato dalle aspettative, aspettative che non necessariamente rispecchiano il tuo vero io. Ti rendi conto che la tua concezione del successo ha bisogno di una completa rivisitazione. In questa presa di coscienza non sei da solo. Molti di noi attraversano la vita come attori su un palco che recitano ruoli per cui non hanno nemmeno fatto un'audizione. Misuriamo il nostro valore in base ai voti, alle promozioni, ai mi piace sui social media o alle dimensioni del nostro stipendio, perdendo di vista così il quadro più ampio. Il cavaliere oscuro dell'anima prende quel copione, lo straccia e ti sfida a riscriverlo non basato su ciò che hai realizzato, ma su chi sei veramente. Perché questa esperienza è così preziosa nonostante il disagio che porta? Perché ti presenta una verità che cambierà la tua vita. Il tuo valore non è un'equazione in cui le variabili sono i tuoi successi. Sei degno semplicemente perché esisti, solo perché sei qui a vivere questa esperienza umana. Questa consapevolezza può essere sia destabilizzante che liberatoria. Ti toglie dal tapis roulant delle performance e ti mette su un percorso di esistenza significativa. È come se la vita ti stesse dicendo che non devi guadagnare il tuo valore, sei intrinsecamente prezioso. Inizi a vedere i tuoi sentimenti, le tue azioni e le profonde convinzioni che li hanno guidati. Questo è un momento cruciale nel tuo percorso. È il momento di rivalutare cosa il successo significhi veramente per te. Coinvolge l'acquisizione di beni materiali o riguarda la crescita spirituale? È la scalata della scala aziendale o la formazione di relazioni significative? Questo è il momento in cui decidi ciò che conta di più per te,
dove separi il grano dalla pula nella tua vita. Quindi, celebriamo questa fase disorientante ma trasformativa. È un segno che sei sull'orlo di comprendere qualcosa di straordinario, che non sei un essere umano che fa, ma un essere umano. Il tuo valore non risiede nella tua capacità di spuntare le caselle di una checklist, ma nella tua capacità di amare, crescere, connetterti ed essere. Ricorda che il tuo valore è intrinseco, è intessuto nella tua stessa essenza e non ha bisogno di una convalida esterna. A volte la saggezza non proviene dall'invecchiare, ma dal rivisitare le parti di noi stessi che erano presenti prima che il mondo ci insegnasse a conformarci. Uno dei segni più profondi del tuo cavaliere oscuro dell'anima è un crescente legame con il tuo bambino interiore. È come tornare al punto di partenza con un nuovo senso di scopo e comprensione. Man mano che diventi più consapevole del tuo viaggio di vita, dei tuoi pensieri, delle tue emozioni e persino delle tue ferite più profonde, noterai una piccola voce che diventa più forte e persistente. Non è una voce di giudizio o di aspettative sociali, è la voce del tuo bambino interiore che desidera essere riconosciuto ed ascoltato. Questa non è una coincidenza, è una parte integrante della tua evoluzione spirituale ed emotiva. Ascoltare il tuo bambino interiore è come aprire una capsula del tempo piena dei tuoi desideri, sogni e persino delle tue vulnerabilità più autentiche. I sentimenti e le esperienze che ti hanno plasmato nei tuoi anni formativi non sono scomparsi, hanno pazientemente atteso che tu li riscoprissi. Il tuo bambino interiore detiene le chiavi per comprendere le tue ferite più profonde, le tue emozioni più genuine e le tue convinzioni fondamentali. Questa riconnessione è un processo di guarigione. Quando sintonizzi il tuo bambino interiore, non solo stai ascoltando, ma stai convalidando una parte di te che potrebbe essersi sentita trascurata o persino sepolta sotto strati di responsabilità adulte e norme sociali. Questa è una forma di autoamore che è trasformativa, arricchisce la tua comprensione di chi sei a livello fondamentale. La bellezza di questo processo è che scivola via dagli strati per rivelare il nucleo del tuo essere. Sei costretto ad affrontare verità scomode, ma ricevi anche il dono incredibile di incontrare te stesso nuovamente. Conversando con il tuo bambino interiore, stai dicendo: ti vedo, ti sento e sei importante. È come riavviare un'antica amicizia che non è mai stata veramente persa, ma aspettava di essere riaccesa. Ma perché è essenziale questa riconnessione? Perché il tuo bambino interiore è il custode della tua autenticità. Da adulti, spesso ci allontaniamo molto dal nostro vero io, attratti dai canti delle sirene dell'ambizione, dell'accettazione e della pressione sociale. Ma più ci allontaniamo, più ci disorientiamo. Riconnettersi con il tuo bambino interiore durante il Cavaliere Oscuro offre un salvagente verso il tuo vero io. Potresti chiederti come puoi sentirti libero quando stai attraversando uno dei periodi più impegnativi della tua vita. Questo paradosso è proprio al cuore dell'esperienza del Cavaliere Oscuro. Sì, ti trovi di fronte a ostacoli immensi, domande profonde e una dissezione di tutta la tua vita così come l'hai conosciuta. Ma in mezzo a questa rivolta si nasconde un tipo unico di libertà, una libertà che ti dà la forza di continuare il tuo cammino, indipendentemente da quanto accidentato possa essere. Inizia a comprendere, nel profondo del tuo essere, che questo processo trasformativo è per il tuo bene supremo. Non si tratta solo di una conoscenza intellettuale, ma di un riconoscimento viscerale e spirituale.
Sembra che l'universo ti stia scolpendo, intagliando via l'eccesso per rivelare il tuo io più autentico. Non sei punito, ma purificato e preparato per una vita più allineata con la tua vera essenza rispetto a qualsiasi capitolo precedente. Questa nuova libertà deriva da un profondo senso di fiducia. Fiducia nell'universo, nel processo e soprattutto in te stesso. Forse, per la prima volta, non stai mettendo in discussione ogni decisione o preoccupandoti incessantemente degli esiti. Invece, ti stai consegnando al flusso della vita, sicuro che stai seguendo il percorso giusto, anche se sembra scomodamente sconosciuto. Questa fiducia non è ingenuità, ma fede radicata nelle parti più profonde del tuo essere. Il cavaliere oscuro dell'anima non è solo un momento basso nella tua vita, ma una disintossicazione spirituale che ti libera da tutto ciò che non è allineato con il tuo io superiore. Sebbene dolorosa e confusa, questa fase è parte essenziale del tuo cammino verso il risveglio spirituale e una comprensione più profonda di te stesso. Fidati di questo processo. E ricorda che non lo stai attraversando da solo o senza uno scopo. Camminaci con fiducia, perché non sei solo. L'universo cammina al tuo fianco ogni passo del cammino. Spero che quanto detto porti un po' di luce nei tuoi pensieri. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere altri contenuti simili. A presto e al prossimo video.